Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo episodio dà il colore di Retro Computing. Oggi faremo un tuffo nel passato ed andremo ad esplorare la retro rivista di informatica Enigma Amiga. Aprile 1988, ottobre 1988, settembre 1993. Per chi volesse andare a ricordare altri numeri della retro rivista di informatica Enigma Amiga, il link per scaricare altri PDF lo trova in descrizione. Non perdiamo tempo e iniziamo l'esplorazione con un tuffo nel passato. Enigma Amiga, aprile 1988. Questa è la copertina. Io questa rivista obiettivamente non l'ho mai vista, non l'ho mai letta. Dalla copertina, ecco, nel 1988, è una rivista dedicata all'Amiga, parlavano di The Works Organizers, Scribble, DigiPaint, Hotlix, Express Paint, l'intervista Tecnocentro, Enigma Disk, Gonf e Utility IFF. Ecco, a vedere la copertina già si vede che doveva essere una rivista un po' cazzona, perché questo è un esempio di copertina bucata, fatta coi piedi. Tutte queste merdate qui, tutti questi colorini grigi qua, qui e qua giù e qui, questo è un esempio di copertina bucata. Quando il gamut della copertina ha un appunto un gamut più ampio rispetto a quella della stampante della offset, per cui quando si va a stampare un'immagine con un gamut più grande rispetto al gamut della offset di stampa, il risultato sono tutte queste aggeggi colorati, poco colorati, bianchi, neri o delle schifate che si possono ritrovare, per cui praticamente erano aree, queste tutte aree, queste pixelizzazioni sono tutte aree in cui praticamente l'immagine non era stampabile, avevano colori e sfumature più elevate rispetto al gamut di stampa. Non è stato fatto un rendering percettivo e di conseguenza il risultato è venuta questa porcata di copertina. Indubbiamente non è che prometta bene. Vediamo un po' comunque cosa c'era in questa rivista, fatto un po' da improvvisi, ecco. Passiamo oltre pubblicità, vediamo un po' pubblicità, 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 sommario, posta, news, interviste, desktop publishing. Mi sa che desktop publishing qui ne sapevano veramente poco. La voce di Amiga, word processing, business, games, hardware, grafica, Amiga Basic, linguaggi, programmazione, didattica, programmazione. Una circa sessantina di pagine, quindi una rivista estremamente corta, faremo piuttosto presto. Andiamo a vedere cosa c'era, un po' di posta per i lettori, pubblicità, pubblicità, le notizie con videogiochi e vari prodotti che erano usciti e quindi venivano raccolti. Vediamo un po', intervista dalla memoria di massa all'Amiga, 20 anni di storia del computer, ecco, si prende ariosa, va bene. Desktop publishing, Express Paint, parte a rilento ma stupisce sulla distanza, va bene. La voce di Amiga, Hotlinks, un sintetizzatore nella tastiera, ecco. Vediamo un po', indubbiamente spazio dedicato all'Amiga, word processing, come sei cresciuto Scribble, e qui si parla diciamo dell'elaboratore di testo Scribble. Ok, vediamo un po', effettivamente i word processor per gli Amiga sono sempre stati decisamente meglio, un passo più avanti, molto più avanti, efficienti rispetto ai bidoni che c'erano per il Commodore 64. Business, optimize il database con il punto esclamativo. Va bene, qui c'è un altro modulo database. Ok, altre cose, giochi, ecco, spazio giochi, con diciamo venivano recensiti e discussi. Le copertine sono a colori e sono tutte stampate correttamente, quindi solo la copertina l'hanno cannata in questa rivista, in questo numero, va bene. Ok, questi sono tutti i giochi per Amiga, gli utenti Amiga li ricorderanno sicuramente. Hardware, alla velocità del suono, il microprocessore Motorola 6600
68.000 esce quello che ci vuole per incrementare già notevole velocità di lavorazione dell'Amiga. Va bene. Hardware, una stampante per Amiga, la Oki Microline 393. Peccato non ci sia nemmeno la foto, eh? Va bene. Spirit e Micron, due nuovi espansioni hardware. Due società americane hanno realizzato delle espansioni di memoria. Qui, perché effettivamente gli Amiga hanno sempre avuto poca memoria, finivano subito alla Commodore, sono sempre stati dei braccini molto corti per la mia memoria. Oscar della fotografia, DigiPaint, va bene. Altre cose, vediamo cosa c'è qui in questa parte. Ok, questa parte invece è risultata un po' più stampabile, non ci sono meno bucate. Quest'area qui al collo, questa parte qui ci sono meno pixelizzazioni, quindi dovevano aver fatto indubbiamente un qualche profilo di colore di percettivo, rendering percettivo. Amiga Basic, la scoperta dell'Amiga Basic, va bene. Linguaggio programmare in C. C'erano tanti linguaggi per gli Amiga, dal Pascal al C al Basic, tutti compilati per lo più. Gli stati, poi abbiamo ultima cassetto, il system, qui si spiega un po' di system dell'Amiga. Poi se a vedere bene, praticamente queste vie erano già tutti i discorsi che si ritrovavano dentro il manuale dell'Amiga, quindi se uno si leggeva il manuale dell'Amiga queste cose qui non stavano nemmeno a leggere. Non è che poi ci fosse una grande novità. Va bene. Programmare con i programmi di Warner. Vediamo un po'. Vetrina degli Amiga, Activision, Electronics, va bene. Pubblicità. Mi sa che siamo arrivati alla fine, o quasi, della rivista. Sì, passiamo oltre. Enigma Amiga, ottobre 1988. Ecco la copertina, questa è decisamente meglio, non risulta bucata, anche se questa parte qui non è proprio venuta proprio bene per quanto riguarda la stampa, ma non ci si capisce proprio nulla, ma comunque è decisamente meglio, se non altro la parte della fotografia all'interno qui della copertina è perfettamente stampabile. Quello che c'è qui invece all'interno del monitor ha un gamut diverso e di conseguenza ecco è venuto un po' differente nella stampa, come tutto pixelizzato, ma comunque si intuisce che il resto della copertina è dignitosa. Vediamo un po' cosa c'era nel numero di ottobre 1988, di cosa parlavano. Vediamo un po', andiamo a vedere sommario. Ecco, 87 pagine, intervista, la voce dell'Amiga, speciali di TV, che giochi, desktop publishing, grafica, business, utilities, CAD, word processing, avventure, Amiga Basic, linguaggio, didattica. A proposito di, ok, veniamo un po', andiamo a bomba subito. Lo spazio della posta, ok. Arretrati di Enigma Amiga, se uno voleva se ne andava a comprare. Abbiamo un po' di notizie dell'Amiga, qui si intravede un Commodore 64. Questa è la classica fotografia dell'Amiga. Qui abbiamo notizie in bianco e nero. Ho anche qui notizie in bianco e nero, probabilmente per risparmiare, perché forse non avevano venduto poi così tanto. La voce di Amiga in bianco e nero con un titolo rosso in primario, la voce KCS e il sequencer perfetto. Qui abbiamo un'immagine a colori, ok. Articolo, poi andiamo un po' cosa c'è. Immagine in bianco e nero, pubblicità, speciale desk di TV, scena prima, atto primo, il corredo necessario. Indubbiamente l'Amiga era il primo desktop video, quello che poi desktop video, quello che poi si chiamerà editing audio video non lineare e poi divenne anche lineare. E qui già se ne parlava, perché indubbiamente gli Amiga erano più avanti di tutti e questo è un fatto storico. Vediamo un po' il network ambulante Commodore, flopperia, videogiochi, spazio videogiochi, eccoci qua, questi
vari giochi, c'era parecchio scritto però, eh? Desktop Publishing, l'ultimo dei publisher, spazio in bianco e nero, indubbiamente più economico e più facile da stampare. Va bene, andiamo inoltre. Sogni animati di Videoscape 3D, la seconda versione del pacchetto grafico della Aegis Developer, presenta un'importante novità. Ok, grafica, prima modellizzazione 3D CAD CAM. Business, il signore degli archivi, Super Database Professional. Ok, va bene. Sicuramente nei numeri successivi i numeri venduti di questa rivista erano minori e tendevano a ridurre il costo mettendo delle, abbiamo visto, fotografie in bianco e nero, più semplici da stampare rispetto a quelle a colori, meno costose. Macro Assembler per l'Amiga. Ok, qui abbiamo sempre spazio di programmazione, un po' di prezzi. Commodore 64 costava 350.000 lire. E invece vediamo un po' cosa c'era. Amiga, l'Amiga 500 costava 900.000 lire, l'Amiga 2000 costava 1.900.000 lire, poi ci aggiungete praticamente l'IVA al 18%. Va bene, videogiochi, CAD, un CAD facile. Ok, un altro programma, disegno tecnico, World Processing, un processor per l'Amiga, ProWrite per l'Amiga, ovviamente di fogli, di programmi di produttività personale ce ne furono un bel sacco, perché erano, il computer era potente, quindi era possibile farci tante cose a differenza del Commodore 64. Ospiti in casa Mindscape, ma senza invito. Avventure, anche queste erano molto note negli anni 80, per quelli non c'erano soltanto gli shot em hump, sia gli spara tutto, ma c'erano anche le avventure. Mega Basic, cambiamo aria, apriamo le finestre. Oh, e vai, gestione delle finestre, qui si va alla spiegazione. Il linguaggio C, puntare al giusto bersaglio. Va bene, vediamo un po' cosa c'è. Gli stati, una RAM carica di comandi DOS. Dopo la costruzione dell'autoclick passiamo ad allestire nella RAM del nostro Amiga una directory di comandi operativi, batch file. Va bene, passiamo oltre. A proposito di text editor, in una icona libri del mese, un po' di recensioni di libri. Didattica, la filosofia delle intuizioni. In questo primo articolo dedicato al sistema operativo basato su finestre, mouse ed icone, ci occuperemo del kernel di Amiga. Ok, qui si spiegava il sistema operativo del computer. E poi mi sa che siamo arrivati alla fine, passiamo oltre. Enigma Amiga, settembre 1993. Ecco, una copertina che è stata stampata anche qui non tanto bene, abbiamo un'altra volta qui delle bucature, qui questi colori, c'era un nero troppo non stampabile e è venuto bucato con una zona bianca, non erano proprio molto ferrati nella stampa. Per il resto, diciamo, la copertina è stampata in modo abbastanza omogeneo, però alcune fotografie continuano a rimanere, diciamo, con una gestione un po' approssimativa. Va bene, andiamo un po' a vedere di cosa parlavano nel 1993. Su disco, Genius Professional Demo, poi abbiamo Word Processor, Hardware, Grafica, Editing Audio Video, Videogiochi. Ok, andiamo a botta, oltre che al sequencer. Quindi editoriale, sommario, la posta, news, notizie, giochi, grafica, telecomunicazioni, hardware. A proposito di 33, circa una settantina di pagine, grosso modo. Word Processor, didattica, speciale, sequencer e CDTV. Ok, corriamo velocemente. L'ultimo numero, questa è la parte della posta. Se volete scaricare altri numeri di Enigma Amiga, il link lo trovate in descrizione. Va bene, quindi un nuovo supereroe, altre notizie. Qui si vede che erano in bianco e nero, scannerizzati probabilmente con i piedi. Qui ora 321 tutti in orbita con Space Shuttle, questo sarà probabilmente un simulatore.
ASIN VTR, lunghe animazioni, telecomunicare con Amiga e Ncom, programma di telecomunicazione per Amiga, GV Phone Pack, il voicemail system per Amiga, un altro programma di comunicazione. Due parole su Genius, grossa novità, questo numero di Enigma Amiga Run direttamente all'autore, alcune note, utilizzo il programma del Toto Calcio, vabbè, per chi voleva andare a giocare e sperare di buttare i panini dalla finestra per giocare al Toto Calcio. Language TV English, post scadente per quanto riguarda la parte delle immagini, Enigma Disc, luglio-agosto, Dragon's Lair 3, questo probabilmente però è stato scannerizzato in bianco e nero, penso. The Ancient Art of War in the Sky, in Kamasutra della guerra, va bene. Equazione della natura, questa è parte del linguaggio di matematica. Goal, ossigeno per Amiga. Street Fighter 2, suon di botte da Orbi e vai. Qui picchiaduro a tutto spiano, uno dei più famosi questo. Speciale sequencer e MIDI, a riprova che anche l'Amiga poteva essere collegato con un'espansione MIDI esterna per poter gestire, diciamo, la parte delle tastiere elettroniche. Non c'era soltanto l'Atari ST, anche se l'Atari ST era già predisposto con spin-out comprese MIDI. Va bene, andiamo oltre, veniamo un po'. Il linguaggio PostScript, questo per le stampanti, Enigma Amiga Gallery, qui lo spazio a colori, quindi probabilmente forse GV Force 040 Combo, l'Amiga che non c'è, una scheda per pompare al massimo il vecchio Amiga 2000, scheda acceleratrice con un 68040 fino a 64 MB di RAM, conveniva forse quasi comprarsi il computer nuovo piuttosto che sta a comprare una roba del genere. Va bene, se non altro si aveva praticamente computer nuovo con software tutti nuovi. World War 2 AGA, un grande corrato passo avanti, va bene. Siamo audio a 16 bit con Clarity 16, programma di musica, tecnologie, ecco, siamo arrivati alla fine. Ok, anche questa puntata è finita, se volete altri numeri di Enigma Amiga da scaricare in PDF, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima!